Un caloroso saluto da Angela Saieva a tutti i connazionali residenti all'estero. Oggi mi trovo a Stoccarda per la seconda edizione del Festival Canta Italia, una kermesse ideata dal produttore maestro Francesco Maggio per Arce e Scultura di Stoccarda per valorizzare i giovani della zona. La seconda edizione del festival è stata organizzata e diretta unicamente da Antonella Di Ganci, una vera rivelazione anche nel mondo dell'interpretazione della musica italiana ed inglese. La giuria è stata presieduta dallo stesso patron del Festival Canta Italia, nonché rinomato direttore artistico della rassegna di musica da camera Italia Musiciat a Stoccarda, maestro Francesco Maggio, dalla stessa direttrice artistica del Festival Canta Italia, nonché vincitrice della scorsa prima edizione del festival, Antonella Di Ganci, che nell'intermezzo non ha esitato con le sue doti canore a deliziare il suo generoso pubblico con l'inedito Un amore a metà scritto dal padre. E ancora la lettrice di italiano all'Università di Stoccarda, dottoressa Rossana Lucchesi, e in qualità di presidente di giuria della serata, il direttore artistico dell'Accademia della Canzone Italiana in Germania, nonché il rinomato direttore del Dipartimento Europa Manage SDA Sanremo Eventi, Dino Saieva. L'edizione è stata condotta da una grande rivelazione nel mondo della tecnologia digitale, Anna Maria Maisto, e da Antonio Straface, nonché concorrente della prima edizione del Festival Canta Italia, e che quest'anno ha voluto invece provare l'ebbrezza del presentatore. Al primo posto sono andati 500 euro messi in palio per l'occasione dall'organizzazione del festival, mentre il trofeo assegnato al primo posto è stato ideato e realizzato da Luca Anna Maria Palma, l'artista che con le sue opere esposte per l'occasione ha reso la scenografia del festival unica in tutte le sue forme. Dopodiché è ripartito subito in Italia, a Salento, dove è possibile ammirare la mostra dell'intera collezione delle sue grandi opere. A tutti quanti voi auguro un buon ascolto.
chiudi gli occhi un istante, ascolto nel cimento cuore, anche io lo farò. Se un cuore che si innalza al cielo forte con un cazzo di barriera batterà. Se togliamo il nostro amore, amore in una parola, l'unica che ci salverà. Se chitarra basso con la cassa, la mia anima fa cazzo, brucia il sangue nelle vene. Volume a palla, spalla a spalla, noi ce la faremo solo se tutti insieme canteremo. Fuori la voce! Festivals hier in Stuttgart. Buonasera signore e signori e benvenuti alla seconda edizione di Canta Italia, il Festival della Musica Italiana qui a Stuttgart. Perfetto! Allora, grazie, grazie. Vielen herzlichen Dank. Allora, iniziamo? Io direi che prima di iniziare ci presentiamo. Ah, e sono in compagnia con due inediti, possiamo parlare. L'anno scorso ci siamo incontrati, in vesti completamente diverse. Quest'anno addirittura come moderatori, uno come cantante l'anno scorso di Canta Italia e quest'anno presentatore. E te eri dietro le quinte come me, e quest'anno invece ti hanno sbattuto completamente sul palco. Dimmi qualcosa, incominciamo da te, per galanteria. Allora, io sono Anna Maria e sì, l'anno scorso facevo un po' da coach ai ragazzi, mentre quest'anno sono davanti sul palco, davanti alla platea, sono anche un po' emozionata, quindi spero che però andrà tutto bene. Ma sicuramente non è un problema, poi tra l'altro insomma, avete già preso il copione in mano, sì, la situazione, sì, avete già conosciuto i ragazzi. Tutto sotto controllo. Più sotto controllo? Tutto sotto controllo, l'emozione c'è, non dobbiamo nasconderlo, ma l'emozione c'è anche per i ragazzi, perché so come ci si sente, l'emozione di l'anno scorso, per questo siamo anche un po' di motivatori per i ragazzi, siamo un po' anche dei coach che li motiviamo, e un po' di emozione c'è sempre, ma ce la faremo. C'è Anna Maria che mi fa da spalla. Da valletta, però Straface l'anno scorso, quest'anno come ti fai chiamare? Sempre Antonio Straface, non cambio mai. E allora un in bocca al lupo a tutti. Grazie. Ci sono tantissime le novità di questa edizione, raccontaci un po' quali sono le novità. Innanzitutto abbiamo il premio per l'inedito, dopodiché avremo anche il vincitore del premio migliore del web. Il più votato. E abbiamo anche le medaglie per il secondo e il terzo posto. Allora, iniziamo presentando la giuria e presentiamo Francesco Maggio, che è sia compositore e... Un applauso a Francesco Maggio. Anche il fondatore del Canta Italia. Poi abbiamo Antonietta Di Canci, che è direttore artistico di quest'anno e la vincitrice della prima edizione. Dopodiché Lino Saieva, che è il presidente dell'Accademia della Canzone Italiana in Germania. Ed inoltre abbiamo... Abbiamo la signora Rossana Lucchesi, che è lettrice di italiano all'Università di Stoccarda. Bene. Iniziamo? Iniziamo? Sì.
Allora, iniziamo con il primo finalista. Lui ha 47 anni, è di Palermo e porta un brano inedito. Un grande applauso a Franco Munini. Ciao amici, io mi chiamo Franco Muni, sono siciliano, arrivo da Palermo, abito a Kaiserslautern qui in Germania da 24 anni, sto portando oggi un brano dedicato ai bambini e niente, mi auguro che insomma questo brano possa piacere a qualcuno. In bocca al lupo a me stesso amico. Grazie. Il prossimo concorrente ha 51 anni e viene da Olbia. Diamo il benvenuto a Marco Serra. Ciao a tutti, sono Marco Serra, vengo dalla Sardegna, da Olbia esattamente, e da qui della Germania, da Weinheim. Amo la musica, amo fare musica, quindi questa è sempre un'esperienza in più che ho voluto provare. Spero che la mia canzone vi piaccia, anche se non è un inedito. In bocca al lupo a tutti e buona fortuna a tutti quanti. Ciao ciao. Siete, non vi sento, fatemi sentire un po', carichiamo questi ragazzi. Allora, passiamo al prossimo concorrente. Lui ha 46 anni, è napoletano d'origine, vive a Firenze e ci presenta oggi un brano inedito. Facciamo entrare Vittorio Esposito in arte Vittorio Reale. Viene dal mare, scaccerà via le nubi dal cielo. Allora, io sono Vittorio Esposito, in arte Vittorio Reale, sono nato a Napoli e vivo a Firenze e mi trovo qua a cantare una canzone inedita che si intitola Scopri una stella, scritta da Antonio Ricuzzi e Ettore Pannitti, dove io sono l'interprete di questa canzone. Sono venuto qua perché sono affascinato da non solo a cantare in Italia ma anche in giro per il mondo, quindi meglio che qui, insomma, ho visto che ci sono delle persone italiane come me e quindi sono molto contento e ringrazio tutti gli ascoltatori e tutte le persone che ci daranno magari il loro parere alla prossima occasione. Continuiamo, dai! Adesso è il turno di una delle ragazze che abbiamo qui presenti al concorso. Lei ha 26 anni, viene da Salerno. Un applauso per Sara Speranza! Salve a tutti, io sono Sara Speranza. Niente, sono qui, ho deciso di partecipare a questo evento un po' per gioco, perché non ho mai cantato, se non per gioco appunto. E anche se sono emozionata, vorrei
regalare un po' di emozione al pubblico che è qui per noi questa sera. Grazie. Bene, arriviamo con il primo rapper di questa sera. Bene. Lui ha 27 anni, è siciliano, si fa chiamare Yezza, quindi, ed ecco Alberto Lanza, dov'è? Qua. Un applauso, dov'è l'applauso? Ma nonostante tutto sia cambiato, mio cuore in cielo improvvisando un canto, sotto un pianto, immerso nel palco. Ciao a tutti. Il mio nome è Alberto Lanza, in arte Yezza, ho 27 anni, vengo dalla Sicilia, oggi sono qui al Canto Italia per fare una nuova esperienza, spero che vi piacerà il mio nuovo inedito che porterò stasera, si intitola Il Cielo, spero di piacervi, allora votatemi, il nome è Yezza, Alberto Lanza, ciao bella raga. Oggi io guardo il cielo, ci credo per davvero. Tutto è bello, è bella la realtà. Ciò che ami dal cuore non lo scomparirà. Io quello che volevo, non era questo vero. Oggi io guardo il cielo, ci credo per davvero. Tutto è bello, finché è bella la realtà. La vita viene avanti per un'altra che se ne va. E quello che vedevo, ancora adesso lo vedo. Oggi io guardo il cielo, ci credo per davvero. Tutto è bello, finché è bella la realtà. Ciò che ami dal cuore non lo scomparirà. Grazie a tutti. Grazie. Bene. Ci siete? No, non ci siete. Allora facciamo. Chiedi, dai. Se dico oh oh. Vedi che ci sono? No, non mi piace. Sono quando voglio, visto? Ci sono. Allora, adesso è il turno del prossimo concorrente. Lui ha 31 anni, viene da Ludwigsburg, giusto? Giusto. Diamo un saluto a Luca De Benedetto. Salve, mi chiamo Luca De Benedetto. Ho 31 anni, vengo da Ludwigsburg, Freiburg am Neckar, e sono qui a Canto Italia per nuove esperienze, per conoscere gente e per emozionare la gente con la mia musica, che già da un parecchio che faccio musica e sì, spero che vi piaccia. Buona serata, grazie. Brava Luca! Bene, continuiamo con la gara, che ne dici? Lei ha 29 anni, anche lei è di Ludwigsburg. Facciamo entrare Valentina Bacca! Salve a tutti, mi chiamo Valentina Bacca, ho 29 anni e vengo da Ludwigsburg. I miei genitori sono pugliesi, brindisino il mio papà, Leccese la mia mamma. Io questa sera canterò qui Caruso, di Lucio Dalla in una versione accompagnata dal pianoforte. La gente mi dovrebbe votare semplicemente perché amo cantare, amo stare insieme alla gente e emozionare con la voce, quello che spero di fare questa sera. Ma tanto bene!
Valentina al maestro Valentina. Benissimo, noi siamo arrivati a metà della nostra manifestazione. Quindi che famo? Che famo? Andiamoci a mangiare due spaghi, no? Ancora no. Prima di continuare con i nostri concorrenti, abbiamo un ospite. Allora, ha 32 anni, è siciliana doc, fa la cantante di professione e il suo nome d'arte è Nelia! Che è la vincitrice della prima edizione del Canta Italia. Un grande applauso! Ciao. Bonsoir. Devo farti una domanda. Una sola, però. Una sola. Poi... Come ci si sente a passare da concorrente a giudice? L'altra domanda? No, questa. Ma questa. È un po' emozionante perché comunque per me è la prima volta a giudicare qualcun altro, cioè finora sono sempre stata abituata a essere giudicata, quindi è difficile. Chi si trova dalla parte del concorrente, giustamente per rabbia, giudica la giuria come insomma la cattiva della situazione. In realtà giudicare è un compito molto molto difficile, quindi sì. Almeno per quanto mi riguarda, io stasera, a parte che li conosco, insomma li ho imparati a conoscere tutti nelle audizioni, il livello è molto alto, sono tutti molto bravi, bravissimi, e quindi comunque è difficile a prescindere. Però insomma dobbiamo dichiarare un vincitore per forza, vincitore, cioè non è essere. Toglimi una curiosità. Io già ho dato, quindi. Hai dato? Appunto. E darai anche. Darò. Allora, toglimi una curiosità, che cosa ti ha portato la vittoria del festival l'anno scorso? Mi ha portato, a parte una gioia immensa nel cuore, perché io mi sono tantissimo emozionata quando... Sì, mi ricordo. Che, tu ti ricordi, perché lui era con me... Il palco. E a parte una grande emozione, comunque devo dire che il Canta Italia, nonostante sia nato insomma da appena 2 anni, questa è la seconda edizione appunto, è comunque un festival che si sta piano piano espandendo, quindi comunque sta dando ai partecipanti una notorietà. Sì. Speriamo insomma di ingrandirci sempre di più, insomma, credo, non dico ai livelli di Sanremo, ma magari di più. Vabbè, chissà. Chi lo sa? Con che brano ti esibisci? Il brano che ho deciso di portare è un brano inedito che ha scritto mio padre per me. Bellissimo. È una canzone che parla di un amore non corrisposto, infatti si intitola Un amore a metà, perché appunto non è corrisposto, e insomma mio padre l'ha scritta per me e io la canto per voi. Perfetto. Grazie. Quindi lasciamo il palco a Nelia con Un amore a metà. Se tu fossi con me, Antonella Di Ganci, l'anno scorso la prima edizione vincitrice del Canta Italia, del Festival della Canzone Italiana a Stoccarda. Quest'anno in una nuova veste di organizzatrice, quindi hai fatto un po' tutto. Spiegaci qualcosa un po' di più. Sì, niente, dopo aver vinto la prima edizione del Canta Italia mi è stata offerta la possibilità di organizzare la seconda edizione, appunto. Io l'ho accolta con piacere, perché io dico sempre che dove c'è musica mi ci butto a capofondo. Niente, è stato un piacere perché come l'anno scorso ho rivissuto l'esperienza di conoscere ragazzi veramente favolosi, socievoli, bravissime persone, e anche tra i ragazzi è nato un bellissimo rapporto, veramente siamo diventati una famiglia. È un po' strano sicuramente passare dal lato A al lato B, insomma dall'essere giudicati a giudicare. Poi io dico sempre, io sono una comune mortale, non ho nessun potere particolare, però insomma faccio tutto con piacere, ecco.
Vabbè, tutto sommato comunque, essendo anche in giuria, oltre che organizzatrice, coordinatrice del concorso di Canto Italia, in questo caso insomma ben venga una critica a livello formativo, tutto sommato non è così grave, però so che sei anche ospite, quindi ci delizierai una canzone particolare, una tua canzone particolare come ospite d'onore. Sì, mi hanno chiesto, oltre appunto a insomma organizzare ed essere in giuria, di esibirmi, e io ovviamente non ho saputo dire di no, e ho deciso rispetto all'anno scorso di portare un brano inedito che ha scritto mio padre per me, che tra l'altro ho presentato al Festival di Castrocaro 3 anni fa. E niente, una bellissima canzone, una canzone d'amore, purtroppo un amore non corrisposto, per fortuna non è il mio caso. Però insomma, almeno a me piace tantissimo, spero che piacerà anche a chi insomma l'ascolterà. Origine Palermo, giusto? Quindi Sicilia. Cosa lascia dalla Sicilia? Cosa hai acquistato qui in Germania a livello connazionale? Cosa lascio? L'elenco è lungo, quindi mi limiterò a dire diciamo le cose che dicono tutti: mare, cibo favoloso e sole. Cosa ho trovato? Ho trovato sicuramente un bell'ambiente, sono circondata da molti connazionali qui che mi fanno comunque sentire a casa. Poi devo dire la verità, la Germania sicuramente ha i suoi difetti, però ha tantissimi pregi, quindi che ben venga questo trasferimento, e anzi lo auguro, cioè auguro le stesse cose che insomma ho provato, ho vissuto io e che vivo io a tutti quelli che insomma sperano in un cambiamento così radicale. L'ultimo cambiamento radicale, visto che siamo in questo tema, no? L'anno scorso cantante, ovviamente professionista, perché praticamente fai la mamma a tempo pieno e la cantante ovviamente in tutti i casi, tra il cambiamento dall'anno scorso, della prima edizione, cantante, quest'anno organizzatrice, non c'è due senza tre, e il prossimo anno? Il prossimo anno vediamo cosa ha in serbo per me. Io sono disponibile insomma a tutto quello che mi verrà offerto e proposto, mi offro volontaria già da adesso, se c'è qualcuno che mi sta ascoltando sono qui, ci sono, anche per il prossimo anno, quindi le porte sono aperte, quindi aspetto le chiamate. Un in bocca al lupo alla manifestazione, grazie. Con la penna in mano e fuori gara, te l'hai dimenticato. Allora, proseguiamo. Andiamo avanti. Abbiamo adesso un duo, l'unico duo della serata, loro sono padre e figlia, rispettivamente 42 e 11 anni, in arte duo Toma. Diamo il benvenuto ad Antonio e Francesca Toma. Ciao a tutti, mi chiamo Antonio Toma. Vengo da Karlsruhe, sono italiano, i miei genitori sono siciliani. Sono qui con mia figlia Francesca, canteremo a Canto Italia. Mi ha incuriosito l'edizione scorsa e vorremmo avere questa nuova esperienza insieme su un palco. Ciao, io sono la Francesca e sono qui con mio papà, vengo da Karlsruhe, e la mia mamma da Jülich, e io sono nata in Italia. E anch'io vorrei fare una nuova esperienza là sul palco e piacere essere qua. Continuiamo con la gara. Lui ha 31 anni, arriva dalla Sicilia e il suo nome d'arte è Tony Paco. Facciamo entrare Antonino Ferrara. Io farei di più di ammettere. Ciao a tutti, sono Antonino Ferrara, in arte Tony Paco. E niente, sono qui per partecipare a questa bellissima manifestazione del Canta Italia. E mi voglio divertire, voglio cantare, voglio emozionare. Non ho più tempo per spiegare chi avevo anch'io. Io qualcosa da sperare davanti a me. Qualcosa da finire insieme a te.
prossimo, Anna Maria? Il prossimo concorrente ha 35 anni, è un rapper e siciliano di origine, in arte si fa chiamare Sif. Diamo il benvenuto a Stefano Iaci. Castelli di vetro, non riesco a fare forme con una bottiglia, sono solo un papà che ama sua figlia. Bella Digaz, sono Stefano Iaci, in arte Sif, sono un DJ, ma amo la musica rap. Stasera sono qui solo per due motivi: uno, per far conoscere la mia musica; secondo, per dire a mia figlia delle cose che penso e il mio sentimento per lei. Niente, se vi piacerà, e vabbè, se non mi piace, va bene lo stesso. Io scriverò lo stesso, io andrò avanti lo stesso, la vita andrà avanti lo stesso. Quindi bella riga, ciao a tutti, grazie. Da lontano, e mentre scrivo mi trema la mano. Non sono bravo a giocare con i Lego e non so fare castelli di vetro. Non riesco a fare forme con una bottiglia, sono solo un papà che ama sua figlia e segue i sogni, le mie rime e la carriera. Io non so stare a casa il sabato sera, ma batte il cuore e mi trema la mano. Questa è per te, ninna nanna, da lontano. Grazie. Bene, continuiamo? Continuiamo. Allora. Il prossimo cantante ha 54 anni, è pugliese d'origine ed è cantante per hobby. Facciamo entrare Aldo Montemitro. Passerà, passerà questo piccolo dolore che c'è in me, che c'è in te, che c'è in noi. Buonasera a tutti, mi chiamo Aldo Montemitro e partecipo qui al Festival di Canta Italia e voglio emozionare con la mia voce un po' tutti. Per questo è il motivo che sono qui questa sera a Canta Italia, qui a Stoccarda. Grazie mille. Sento piccolo dolore, che sia odio, che sia amore, passerà. Servirà, se il tuo piccolo dolore, che sia odio o che sia amore, passerà. Grazie Aldo. Grazie. Bravo, grazie. Bene, siamo arrivati all'ultima esibizione di questa sera. E l'ultimo concorrente ha 40 anni, è di Napoli e si presenta con un brano inedito. Diamo il benvenuto a Bruno Esposito, in arte Bruno Biondi. Ciao a tutti, io sono Bruno Esposito, in arte Bruno Biondi, e stasera presenterò un inedito di cui sono interprete, Un posto al sole, scritto da Esposito e Ruotolo. E sono qui perché è una bellissima avventura e mi piace molto dare un senso in più al mio bagaglio di esperienza, e quindi vi ringrazio per l'occasione che mi avete dato. Ciao! C'è un posto al sole, nai 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 nai, e qui c'è chi ci vuole e ci applaudirà. Grazie. Grazie Bruno. Bene, bene. Già si sono invisiti, sì, sì. Tutti i nostri concorrenti, quindi adesso dobbiamo dare tempo alla giuria di consultarsi, sì, per decretare il vincitore. Eh sì,
Quindi intanto... facciamo però intanto un caloroso applauso a tutti i finalisti. Sono stati veramente tutti bravissimi. Sinceramente non mi vorrei mettere ai panni dei giurati perché è veramente un lavoro difficile. Allora, nel frattempo che valutiamo chi vince? Io vado un po' tra il pubblico. Ok, vediamo per vedere un po' di tutti quanti. Allora, la signora qua che sta cantando, come si trova? Io benissimo, avrei voluto cantare anch'io, però prossimo anno. Prossimo anno? Allora, Nelia, abbiamo qua la prossima concorrente per il prossimo anno. Perfetto, già scritta, così veloce, le cose spontanee sono sempre le più belle. Perfetto. Lei come si è trovata? Abbastanza bene. Abbastanza o bene? Bene. Bene, ok, perfetto. Allora, adesso vediamo un po'. Lei come si è trovata? Benissimo, grazie. Perfetto. Chi pensa chi vincerà? Meglio non dirlo. Tutti sono bravissimi. Tutti bravissimi quest'anno, eh sì. Lei chi pensa chi vince? Non lo so. Anche lei è... sì, è un lavoro difficilissimo. Forse una donna. Sì. Ok. Vedremo un po'. Lei chi pensa chi vincerà? Ma sarei di parte perché c'è mia figlia di sopra. Ah, va bene, abbiamo il padre qua. Bravissimi però. I figli di Sofia. Figli di Sofia e core, no? Antonio, chiedi un po' a chi verrà l'anno prossimo a vedere la terza edizione. Sì, vabbè, penso che verranno tutti, no? La signorina molto attenta col telefonino in mano, chi pensa chi vince? Was wenn denkt also hat Ihnen diese Manifestation gefallen? Ja, sehr. Und was denken Sie über also würden Sie nächstes Jahr auch wiederkommen? Auf jeden Fall. Perfetto. Danke. Ok, ancora andiamo avanti perché ancora non si sa. Signora, come le è piaciuta? Bene. Bene? Chi pensa che vincerà quest'anno? Io spero mio fratello. Tuo fratello? Vabbè, oggi qua tutti i parenti. Chi è il suo fratello? Luca! Salve. È sveglio, sì? Com'è? È sveglio? Sì, sì, sono perfetto. Sveglio, sì. Cosa verrà prossimo anno anche alla terza edizione? Certo, certo. Come gli è piaciuto oggi? Bene, bene. Ha qualche preferito? Sì. E qualche parente di qualcuno? No. Ok, allora dica il nome. Aldo Montemitro. Perfetto, allora. Che domanda possiamo fare? Dimmi tu qualche... Chi pensa che invece l'abbiamo chiesto? Se tornavamo l'anno prossimo l'abbiamo chiesto. La signora che vuole partecipare il prossimo anno, ci fa un pezzo da cappella, dai. Allora, cosa devo fare? Cosa vuoi sentire? Una cosa, ha un repertorio suo? No, è allora, mica. Canta ci quello che si sente di cantare. Guarda che al mondo c'è quello che tu stai cercando. Guarda, guardati vicino, ci sono io che sto aspettando te. Ciao, un applauso. Volevo semplicemente dire complimenti al festival, un bel festival. Grazie. E oltre ad essere oggi spettatrice, credo che anche io parteciperò l'anno prossimo. Perfetto, abbiamo un'altra. Abbiamo allora, una cosa di pochi secondi alla cappella, dai, si alzi. Allora, a me piace il blues e quindi canterò un po' di blues. Sì. Perfetto. Mi sento emozionata perché vedo anche la no, ma siamo tutti fra di noi, siamo tutti fra di noi. Tra l'altro c'è il mio chitarrista qui. Il chitarrista? Siciliano, io sono della provincia di Salerno. Perfetto, quindi tutti nel sud. Se si mette un po' più in là perché mi dispiace tenerla di spalle. No, va bene. Anche da qua è un bel vedere. Ok.
Prego. Hey, you know about a baby giving sight to the blind. My baby, baby, cause I'll always do shine. She is my sweet little baby. She's my pride and joy. She is my sweet little baby. I'm not leaving now the board. Grazie. Bravissima. Ci vediamo l'anno prossimo. Ok, allora, l'importante è che se vince una donna, vince un uomo. L'importante, sempre e comunque, che vince la musica. Allora, noi ringraziamo l'SDA Sanremo Eventi di Angeli e Dino Saieva, che stasera ci hanno accompagnato. E grazie tanto per la disponibilità mostrata sia quest'anno che l'anno scorso. Grazie di cuore. Ringraziamo inoltre anche l'Istituto Italiano di Cultura per la promozione di questa manifestazione. Allora, facciamo entrare i concorrenti, quindi i finalisti. Li accogliamo però con un grande applauso. Dai! Oh! Allora! Allora, vogliamo fare anche salire sul palco i nostri giurati? Facciamo un caloroso applauso per un lavoro veramente molto difficile ai nostri giurati, Francesco Marcio, Benedetta Di Ganci, Dino Saieva, Rossana Lucchesi. Venite per favore qui da noi. Allora, sappiamo il nome, quindi il vincitore per il più votato sul web va a Suspense. Lo dici tu, lo dico io. Dillo tu. Ok, Luca De Benedetto. Che ha ottenuto quanti voti? 242. 242 voti. Cosa vuoi dire, Luca? Vuoi dire qualcosa? Sì, vorrei dire grazie a tutti che hanno messo mi piace, alla mia famiglia, ai miei amici e quelli che credono in me. Grazie anche a questi meravigliosi ragazzi. Grazie, grazie. Poi abbiamo... Abbiamo il vincitore del brano inedito. Tieni qua il premio. Allora, diciamo che i brani inediti sono stati 5. Sono stati tutti belli, tutti, la giuria qua può confermare, sono stati tutti belli. Però ce n'è uno che insomma tira di più. Mi ha colpito di più. E quindi il miglior brano inedito se lo aggiudica Stefano Iaci. Un applauso! Stefano, qualcosa che vuoi dire, dai! A me li ti amo, non so dire più altro, grazie a tutti comunque, grazie a tutti. Va bene, allora proseguiamo con. Penso, lo volete sapere chi ha vinto? No, però prima diciamo... io voglio sapere voi in Ciuci tra i giurati. In Ciuci, stato... no, in Ciuci. No, c'è stato il secondo, ci sono stati i tanti con il... c'è stato un esecco. Assolutamente, quest'anno il livello degli inediti è stato veramente molto molto alto. Questo sicuramente. Il livello generale altrettanto rispetto all'anno scorso. Speriamo che il prossimo anno sarà ancora più alto. Comunque, congratulazioni veramente a tutti, bravissimi tutti. Perfetto. E allora, ragazzi, con un totale di 95 punti, rullo di tamburi, si aggiudica il terzo posto.
qualcosa? Il mio premio più grande è laggiù, si chiama Valentino, e l'altro è aver partecipato in queste, con questi amici tutti insieme. Questo è tutto. E quindi giustamente adesso a seguire viene il secondo. Secondo classificato con un punteggio di 97 punti, direttamente da Firenze, Vittorio Esposito. Ecco a te la medaglia, complimenti. Vittorio, anche tu. Grazie a tutti, soprattutto a voi. Per me è un grande onore aver partecipato a questa cosa e portare anche a casa qualche cosa anche per la mia famiglia, insomma, perché comunque anche loro credono nei miei sogni e, come sapete, i sogni sono da sempre da realizzare, cercarli, trovarli per realizzare. Grazie, grazie a tutti, grazie. E quindi adesso tocca al primo classificato. Eh sì, chi sarà mai? Lo sapete già? Come lo sanno già? Io però volevo far salire il creatore. Assolutamente. Di questa opera d'arte. Sì, il nostro artista Luca Panna. Io sono qui a Stoccada Möhringen con Luca Panna, un grande artista. Ci spieghi questa grande scultura che è dedicato al primo posto? Guarda, io ho cercato di mettere l'arte in questa scultura, cioè dovrebbe rappresentare la manifestazione di Canta Italia di qua a Stoccarda. Questo è tutto in sintonia all'arte che propongo io. E allora, signore e signori, con 99 punti, il vincitore della seconda edizione del Canta Italia Festival 2017 è... Vale, io piango pure, non mi fare piangere. No, se facciamo un grande applauso alla Valentina. Vai. Sono in compagnia del maestro Maggio, che sarebbe il patrono, insomma, di Canta Italia, di questa manifestazione del Festival della Canzone Italiana qui a Stoccarda. L'anno scorso è stata una grande edizione, quindi quest'anno è stata rinnovata, e maestro Maggio, prima di partire nella tournée, hai dato l'opportunità a questa cantante di Ganci. Però dici qualcosa un po' tu, da patron di un festival. E Canta Italia alla seconda edizione quest'anno, è il festival, come già vi dicevo le scorse volte, della canzone italiana stoccarda, che promuove in qualche modo, o che vorrebbe promuovere, il testo, la lingua italiana attraverso la canzone. Quest'anno il Canta Italia, appunto, come seconda edizione, abbiamo desiderato fortemente affidarlo alla concorrente che lo scorso anno l'ha vinto il Canta Italia, che è l'Antonella di Ganci in Arte Nelia, che quest'anno ha in qualche modo stravolto in maniera molto positiva un po' l'andazzo che avevamo programmato lo scorso anno. Quest'anno una particolarità che mi ha colpito fortemente: i partecipanti alle audizioni sono stati di più, questo sicuramente è un numero positivo. E altra particolarità, gli inediti di quest'anno sono tantissimi, sono addirittura 5 rispetto allo scorso anno, ce n'era soltanto 1 o 2, e quindi tutti numeri molto molto positivi per questa seconda edizione del Canta Italia. Quindi per il prossimo anno ci aspetteremo qualcosa un po' di più? Sicuramente, il secondo anno abbiamo fatto di più, il terzo anno sicuramente ci auguriamo, insomma, di fare sempre meglio, insomma, per questo festival e soprattutto per questi giovani italiani che vivono qui sul territorio, ma non solo. Altra particolarità, quest'anno addirittura 2 iscritti dall'Italia, quindi qualcosa che sembra che stia crescendo, sicuramente il prossimo anno tantissime novità positive al riguardo. E allora, che dire, maestro? Un in bocca al lupo alla manifestazione e a su tutti. Grazie, grazie mille. Grazie. Grazie a voi.
con la dottoressa Rossana Lucchesi, una delle nostre giurate sul Festival di Canto Italia, e la sua esperienza, ne abbiamo parlato anche fuori onda ed è molto emozionata, ma sicuramente qualcosa del suo. Beh, sì, è la prima volta che faccio questa cosa, mi hanno dato le istruzioni necessarie, spero di essere all'altezza perché io non sono una cantante, ma sono curiosa di sentire cosa fanno questi ragazzi e cosa ci propongono, e spero di fare del mio meglio, quindi dare un voto alla loro canzone, in particolare se è inedita, o comunque alla loro esibizione complessivamente, se sono... cantano la canzone di altri. Ma il suo ruolo ovviamente da giurato, togliamoci dalle vesti di giurato, ma nella vita reale lei invece sa che è più importante? Di più importante non lo so, comunque ognuno nella vita reale poi lavora. Io al momento sono lettrice di italiano qui all'Università di Stoccarda, sì, all'Istituto di Italianistica. Va bene, è stato un piacere e vi auguro in bocca al lupo. Grazie. Buona serata. Valentina Bacca, 2017 Canta Italia della Festa della Canzone Italiana a Stoccarda. Eri la più emozionata stamattina quando ti abbiamo incontrato, e adesso guarda un po' che po' di microfono, tu c'hai un bel dono, dimmi di più. Sinceramente non me l'aspettavo, sono felicissima, sono venuta qui senza nessun tipo di aspettativa, volevo solo divertirmi, volevo far ascoltare la mia voce e volevo emozionare con un brano che a me emoziona da tanti anni. Quindi sono più contenta ancora proprio perché non me l'aspettavo. Cosa ti ha colpito esattamente più di tutta questa manifestazione, il gruppo Cadoro, insomma, che avete giocato insieme? Più di tutti mi ha colpito l'organizzazione dell'Arces, Francesco, Antonella, proprio le persone che sono state qui, hanno lavorato veramente sodo per noi, sono state sempre disponibili e ci siamo sentiti sempre popolati, quindi questa è stata una cosa speciale. Il prossimo anno ritentiamo? Il prossimo anno lascio spazio agli altri ragazzi, che c'è tanto talento in giro e va ascoltato. D'accordo, da Stoccarda è tutto. Angela Saieva è la vincitrice del 2017 di Canta Italia, non potevamo altro che alzare questo bellissimo microfono. Ciao a tutti, buona serata, a voi studio. Grazie.